Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Sapete che il 20, domenica 20 e lunedì 21 di settembre ci saranno le elezioni regionali per eleggere sei presidenti di regione e nella stessa data chiamano l'Election Day, no? In stile americano, perché noi non possiamo essere orgogliosi, dobbiamo sempre fare tutto in stile americano. L'Election Day, dove nello stesso giorno si vota anche per il referendum sul taglio dei parlamentari. E Prodi e Renzi dicono di no, voteranno no e cercano ovviamente di influenzare i loro seguitori. Ma Renzi dice che quel voto è uno spot e Prodi dice delle cose anche interessanti, no, soprattutto interessanti. E vediamo quella che è l'idea di Prodi. Quindi lui voterà no, ma lo dà anche una motivazione del suo no. Intanto per Renzi dice solo uno spot elettorale, ma realmente quello che dice Renzi è uno spot, diciamo che è un fatto simbolico, simbolico. C'è un risparmio di 100 milioni di euro all'anno. Per noi comuni mortali è una cifra enorme, per la contabilità dello Stato sono briciole, però meglio avere le briciole in tasca nel caso uno abbia fame che buttarle via. Quindi un risparmio, un piccolo risparmio nella contabilità dello Stato, una misura simbolica. Quindi se è una misura simbolica con un risparmio, perché bisognerebbe votare no? Secondo Prodi e secondo Renzi ci sono delle motivazioni. Prodi riconosce che dal punto di vista funzionale il numero dei parlamentari sia eccessivo. Bene, ma lui dice in questo momento sarebbe più utile al Paese un voto negativo. Il dimagrimento del Parlamento, dice l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, intervistato da Il Messaggero, può essere solo la conclusione di un necessario processo di riesame delle funzioni delle nostre istituzioni. Il vero problema non sta infatti nel numero, ma nel modo in cui i parlamentari vengono eletti. Quindi non è un problema di numero, è un problema di come vengono eletti i parlamentari. Non è un problema che un Parlamento con meno persone è più efficiente, non c'entra assolutamente nulla. Chi dice che un Parlamento, ad esempio la Camera, che da 600 persone passa a 400, è più veloce, più... No, no, non c'entra assolutamente nulla. Non c'entra assolutamente nulla. Non è più efficiente un Parlamento con meno persone. È come dire che una classe di 40 persone è più efficiente se sono in 30. Ma è più efficiente sotto che aspetto? C'è più attenzione quando il professore parla? L'esame, ci sono meno persone, ma realmente l'efficienza è la stessa, identica. Quindi Romano Prodi dice non è il numero, ma il modo in cui i parlamentari vengono eletti. Anche senza elaborare profonde analisi teoriche, l'elettore si è reso progressivamente conto che deputati e senatori non sono stati eletti, ma sostanzialmente nominati dai partiti e come tali, coerentemente si comportano. Cioè, non è come negli anni 50, 40, 40 no, negli anni 50, 60, mi diceva, è andato in Parlamento un senatore che era qui, un mio vicino di casa, abbiamo un rappresentante a Roma, il nostro territorio ne risentirà in maniera positiva. Adesso non è così, no. Il senatore X, che è di quella zona d'Italia, non è che va a difendere quella zona, ma avrà un occhio di riguardo. No, non c'è nessun occhio di riguardo. Va lì ed è un numero dei tanti che vota secondo quello che dice il partito. Il senatore, che è un rappresentante, che rappresenta una parte degli italiani, un senatore, non so, sono 150, 180 mila italiani, 200 mila italiani, non è che veramente rappresenta le idee di quella zona dell'Italia, rappresenta le idee del partito nella sua totalità. È questo che dice Romano Prodi e gli italiani, dice, lo hanno capito.
Ma come lui, tanti in casa PD ripetono che il taglio dei parlamentari dovrebbe essere affiancato da altre ben note riforme che ridefiniscono, ad esempio, le funzioni delle due Camere, i lavori delle commissioni, i rapporti con le regioni e il modo di operare delle commissioni e i rapporti tra Parlamento e governo. Quindi il taglio dei parlamentari sarebbe l'ultima cosa di una riforma della politica. Perché fare solo il taglio dei parlamentari così è uno spot, come dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Io ne sono d'accordo, è uno spot elettorale fatto per gli elettori, no? Un po' quelle cose un po' populiste, come dire, cancelleremo il parrucchiere a Montecitorio, ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto, abbiamo cancellato, non c'è più il parrucchiere. Sto dicendo una cavolata perché c'è ancora. Capite che sono quelle cose populistiche, ma aver tolto il parrucchiere da Montecitorio, che cosa comporta? Che il parrucchiere ha perso il posto di lavoro, quindi ci abbiamo un disoccupato in più. Ma i privilegi, i privilegi, vabbè, i privilegi, ma secondo voi cambia qualcosa l'Italia se i parlamentari si possono tagliare i capelli gratis o no? Realmente un danno economico all'Italia? Proprio per niente. È un privilegio fastidioso, cavolo, la casta che si taglia i capelli gratis, sì, ma aver cancellato, o pensare di togliere il parrucchiere a Montecitorio è una cosa simbolica per aizzare l'elettorato che dice, oh, abbiamo vinto, ma cosa abbiamo vinto? Abbiamo vinto che cosa? Le patatine abbiamo vinto. È un po' quello del taglio dei parlamentari. È un po' la questione del parrucchiere però più grande, no? Tagliamo 100 parrucchieri, tagliamo 100 de deputati, 200 di qui, 200 di là. Sì, va bene, ma questa deve essere la parte finale, come dice Prodi, di una riforma del Parlamento, delle due Camere. Forse era meglio magari abbassare gli stipendi dei parlamentari più che tagliare il numero dei parlamentari, o forse togliamo una delle due Camere, Parlamento e Senato fanno la stessa cosa. Togliamo il Parlamento, Montecitorio, facciamo solo il Senato, al posto che 315 mettiamo 400 senatori. Beh, boh, fatto. Abbiamo tagliato molto più del 50% dei politici. Una Camera basta e avanza, lasciali litigare al Senato tutto il giorno, no? Abbiamo due Camere. E Conte che va a parlare alla Camera dei Deputati, poi va a parlare al Senato, dice la stessa cosa, perché le due Camere fanno esattamente la stessa cosa, identica. Era un fatto, che è una cosa che hanno messo i padri costituenti per evitare il ritorno di una dittatura, quindi hanno messo il Presidente della Repubblica, la magistratura indipendente, le due Camere, la legge va, torna. Ecco, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, iscrizione gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata.